Ciao a tutti e bentornati sul canale. Dunque, credo che mi vediate un po' sommersa qui e qui di pezzi, ma sono reduce dal video acquisti, devo ancora mettere tutto in ordine, cioè in realtà devo ancora mettere in ordine quello che ho preso a New York, molto bene. Ma oggi siamo qua per concludere finalmente l'apertura del nostro calendario dell'avvento di Harry Potter. Se non lo sapete, quest'anno la Funko ha fatto questo calendario dell'avvento, in cui all'interno ci sono 24 pocket pop, quindi pop in formato minuscolo. Se volete vedere gli unboxing precedenti e quindi vedere cosa abbiamo trovato fino adesso, trovate una scheda a fine video e comunque sono tutti nella stessa playlist. I pezzi che abbiamo trovato per il momento sono questi. Come vi dicevo negli altri video, sono abbastanza stupita dalla qualità con cui sono fatti questi pezzi. Sono veramente piccolissimi, ma hanno dei dettagli veramente non trascurabili, quindi ottimo lavoro Funko. Rispetto all'altra volta, invece di farvi l'inquadratura su proprio il calendario, lascerò l'inquadratura così per fare una cosa diversa dal solito. Quindi apriamo il nostro calendario e come vedete eravamo arrivati alla casellina 16, quindi oggi facciamo dalla 17 alla 24, apriamo tutto quello che ci è rimasto. Apriamo quindi la numero 17. Chi è? Ah, ok, abbiamo trovato Lupin. Ovviamente non è niente di diverso da un Piton che conosciamo, però comunque vedete che ha anche le cicatrici sulla faccia, quindi non male affatto. Proseguiamo quindi con il giorno 18. Tutta questa colonna si strappa sempre malissimo. E comunque abbiamo trovato Lucius Malfoy, molto bene. Per quanto riguarda il nostro Draco, anche lui è veramente la sua versione mini. Non so se si vede perché è veramente microscopico, anche il suo logo di Serpeverde sulla divisa è veramente pazzesco, è fatto veramente bene, a occhio nudo rende molto di più. Tocca adesso al numero 19, vediamo chi c'è. Oddio, ah, è Grattastinky, un mini Grattastinky. Grattastinky mi fa veramente un sacco ridere perché guardate che buffo, gli hanno fatto veramente un musetto molto particolareggiato e quindi secondo me ci sta. Comunque a livello di scultura veramente super carino. Andiamo avanti con il giorno 20. No vabbè. È Nick quasi senza testa, quindi il secondo fantasma che troviamo in questo calendario. Nick è veramente pazzesco, il suo viso è fatto benissimo, i suoi vestiti a livello di scultura sono fatti super bene e anche il retro, guardate, è veramente bellissimo. Lui e Mirtilla secondo me sono due pocket pop veramente molto molto ben fatti in questo calendario. Ci avviciniamo alla fine e andiamo col numero 21. Ah, ok, Piton. Anche Piton ovviamente è abbastanza semplice, non ci regala incredibili emozioni, però rimane comunque fatto bene. Ormai siamo quasi arrivati in fondo e andiamo col 22. Ah, ok, Hermione. Niente, qui si riconferma che Hermione c'è sempre, almeno doppia. L'anatema di Hermione si è abbattuto di nuovo su questo canale. Ecco colei che ci perseguita da sempre, ma in realtà in questa versione Pocket Pop lei ha anche i libri tra le mani e quindi perlomeno non è la sua versione semplice da primo anno. Quindi Hermione, preferivamo non trovarti doppia, ma direi comunque bene. Sentivamo il bisogno di un'altra Hermione? No. Speriamo in non altri doppioni e apriamo il penultimo, quindi il 23. Ah, Ron con il maglione, come George e Fred. Ecco anche il nostro Ron con maglione e direi che non c'è molto da dire perché le versioni con il maglione con l'iniziale rimangono veramente le più semplici di sempre. Apriamo quindi l'ultima casella di questo calendario dell'avvento, ovvero quella del 24. Chi sarà l'ultimo? Infatti.
Vabbè, raga. Harry con il maglione come Ron, Fred e George. E a completare il nostro club del maglione, ecco l'ultimo pezzo del calendario, ovvero anche Harry con il maglione con l'iniziale. Trovo questa scelta un po' deludente come chiusura di calendario, però diciamo che almeno ce li abbiamo tutti con l'iniziale. Quindi siamo arrivati in fondo a questo calendario dell'avvento di Harry Potter. Posso quindi finalmente darvi le mie considerazioni finali su questo prodotto Funko. Dunque, come grande pregio trovo che i Pocket Pop siano fatti veramente bene perché sono veramente minuscoli. Quindi se in altri prodotti Funko, magari sempre sul piccolo, abbiamo visto qualche approssimazione, qui direi di no. Anzi, ho visto un bel impegno dal punto di vista scultura, pittura e quant'altro. Per quanto riguarda il costo di per sé, che varia più o meno tra i 50 60 euro comprato diciamo da negozio, chi ce l'ha avuto, non sto parlando di chi lo rivende come privato, mi sembra anche abbastanza giustificato dato che comunque sono 24 Pocket Pop, è un po' come avere 24 portachiavi, quindi può sembrare un po' alto, però se ci pensiamo ci sono un po' di fattori dietro. Un difetto invece che ho trovato è la scelta dei personaggi, perché non avevamo bisogno di due Hermione, non avevamo bisogno di X Harry Potter, non avevamo bisogno di due Ron, ma dato che sono uscite tantissime wave ormai di pop di Harry Potter, anche la scelta delle versioni, se proprio volevano mettere dei doppi, poteva essere fatta secondo me un po' meglio. Questo quindi è quello che penso di questo prodotto. In linea di massima mi è piaciuta l'idea, peccato che sia stato molto poco reperibile e speriamo che magari l'anno prossimo, visto il successo di questo prodotto, Funko possa fare in modo che anche qui arrivino più copie, e soprattutto bisognerà vedere se l'anno prossimo Funko continuerà con Harry Potter o si sposterà su altre serie. Vedremo, vi farò sicuramente sapere. Fatemi però sapere voi cosa ne pensate, se l'avete preso, se lo volevate ma non siete riusciti a prenderlo, o comunque fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuto o no. Io come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video e noi ci vediamo molto presto qui sul canale. Ciao!